per il nostro pubblico di Positano News. Siamo qua a complimentarti perché manager e soprattutto mecenate in questo luogo di lavoro tra i carrelli e le cose, riesce comunque a far piazzare le sedie del signor Mormini, riesce comunque a citare centinaia di persone e a immergerli in questa aroma e questa cosa. Da dove nasce questa passione? Tu l'hai sempre avuto di relazionarti con il pubblico in questo modo? Ho fatto praticamente quello che già faceva mio nonno, perché quando tostava il caffè era un incontro con persone, con amici, che ovviamente in un'altra situazione, il vero salotto del caffè, si sedevano e parlavano di tutto, spesso di donne purtroppo, soprattutto importante anche e quindi noi abbiamo fatto solo, abbiamo, perché qui se voi venite quando tostiamo ci sono amici che vengono, c'è un viavai di persone, perché noi amiamo il nostro lavoro, lo amiamo fare così. Basta che si parla di cultura, tu parli. Sì, quindi sì. Perché quasi siamo stati qua per il racconto con Ciro Ferrigno, siamo stati qua per presentazioni di libri, ci saremo ancora, ci stanno programmi futuri, un punto interrogativo o con un affermativo, ma comunque il programma prosegue. Questo è un luogo aperto alla cultura, un luogo aperto all'incontro, un luogo aperto alle discussioni di tutte. Genuino e senza malizie, perché al posto di questi cartoni avremmo potuto trovare delle allettanti confezioni con dei prezzi, con dei supermercati, mentre invece la bontà, la genuinità di Michele sta proprio nell'essere un mecenate a tutti i punti. Auguri, grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi, grazie.